attendiamo Chiara Alessi per la diretta dedicata al libro Prince, il corpo del figlio, che lei ha scritto insieme a Marius Annie Coulacollet. Spero di intercettarla, altrimenti, come sempre, mi vedete in questa fase vagamente un po' in attesa, diciamo. Non la vedo. Non c'è Chiara Alessi, siamo qui per parlarvi di questo libro che si intitola Prince, il corpo del figlio. Attendo che ci raggiunga Chiara Alessi. Una vita difficile delle dirette Instagram è proprio questa, che non si può mai sapere se l'altra persona è collegata. Tachi Pirigna ha inviato una richiesta di partecipazione al tuo video, ma non sto aspettando Tachi Pirigna, quindi mi dispiace, ma devo attendere Chiara Alessi per una diretta a cui teniamo moltissimo. Sono le 19:02, abbiate pazienza, ma io lei non la vedo e quindi non si riesce a fare la diretta che avremmo voluto fare, per cui adesso proverò a contattarla in un altro modo. Eccola qua. Forse l'abbiamo trovata. Siamo in attesa di Chiara Alessi. Eccola qua. Che ancora lei è forte su Twitter, ma non ha ancora capito come funziona Instagram, ma ci arriverà. È anche in versione Halloween, con una voce, con una luce contrastata. Sì, vero, vero, questo proprio non posso, non saprei cosa, preferisco non toccare niente per evitare di fare da altri danni. Ok, però va tutto benissimo, sono felice di trovarti, anche perché dobbiamo parlare di un libro bellissimo, che non ha affatto perso valore. E io partirei proprio dalle parole che sono arrivate, se sei d'accordo, da Marius, proprio quest'oggi, che tu hai raccolto, che poi velocemente abbiamo montato, che sono disponibili sulla rete, poi spieghiamo bene dove. Cosa ci racconta Marius? Non sono buone notizie, purtroppo. No, avevo, no, non potendolo avere qua con noi, non potendolo avere perché i problemi di connessione laggiù sono parecchi e lui peraltro non dispone di un suo device e deve condividerlo con altre 5-6 persone. E tra l'altro in questo momento Marius non si trova nemmeno ad Abidjan, ma per essere più tranquillo, dato che sono in corso, sono state fatte le lezioni anche in Costa d'Avorio il 31 di ottobre. Allora, ci sono state molte agitazioni, ci sono ancora in questo momento, ci sono diversi attentati di cui poi la stampa qua parla poco o niente, però insomma la situazione là è abbastanza agitata e quindi Marius si è spostato, non sta nella capitale insieme alla sua famiglia. Questo rendeva parecchio complicato avere un suo intervento, più complicato del solito. E allora gli abbiamo chiesto di inviarci una sua testimonianza video e quello che emerge dalle sue parole è il momento critico, no? In generale per la situazione che sta vivendo il suo paese, situazione in cui la pandemia incide in realtà in una forma minoritaria, cioè per loro il problema del coronavirus, al di là del fatto che non hanno nessuno strumento, non ci riusciamo noi, no, a tenere il conteggio dei contagi, quindi loro in alcun modo il tracciamento, anche banalmente la registrazione dei numeri,
è una cosa da fantascienza per loro. E comunque hanno dei problemi endemici anche a livello sanitario molto più gravi. Quindi questo c'è, è un problema che esiste, che hanno subito anche loro nei mesi scorsi. Le scuole anche lì sono state chiuse per diverso tempo, ma già all'inizio dell'estate avevano ripreso ad essere avviate. Poi loro da sempre, avendo delle classi molto numerose, hanno una formula di scaglionamento. Per cui nella classe di Prenz, per esempio, una classe fatta da 110 bambini prevedeva che ci fossero degli ingressi a orari diversi nella giornata, ma non come succede a Milano, con un intervallo tra le 8:30 e le 9:30, ma fino alle 5 del pomeriggio. Quindi, diciamo, loro da questo punto di vista la situazione l'hanno risolta in quel modo. La situazione pandemica, la situazione politica è drammatica, la situazione climatica anche è drammatica. Quest'estate ci sono state due alluvioni terribili, per cui tantissime persone hanno perso la propria abitazione e le proprie attività. E poi c'è la situazione invece personale di Marius, della nostra storia di Prenz, che è rimasta congelata. A quando ne abbiamo parlato l'ultima volta. Noi aspettavamo che arrivasse dall'Istituto Medico Legale di Parigi attraverso la diplomazia, il Ministero dei Trasporti, l'autopsia, che però non si ha ancora, perché sarebbe dovuto essere il Ministero Ivoriano a fare una richiesta. E questa non c'è stata, quindi l'autopsia non c'è e le indagini sono chiuse per il governo ivoriano, quindi su quel fronte, purtroppo, come dice Marius nella sua testimonianza video, il problema è il silenzio. Naturalmente c'è un problema legato al tema economico, no? Ma anche se quella faccenda fosse in qualche modo aggirabile, noi, people, tutte le persone che hanno contribuito in questi mesi alla raccolta fondi, abbiamo sostenuto moltissimo, no? Con un nostro piccolo sforzo che in realtà davvero ha migliorato moltissimo le loro condizioni di vita, anche banalmente permettendo che la loro vita potesse procedere più o meno normale. Ma oltre alla questione economica, giustamente dice Mario, il problema è il silenzio, cioè il fatto di essere ignorati, che in fondo è il problema contro il quale pure io mi sono scontrata all'inizio, no? Quando io l'ho conosciuto, quando lui mi ha posto questa domanda sul corpo del suo ragazzo e come potessimo fare in modo di riaverlo, la mia prima risposta è stata: beh, io tra 2 giorni torno a Parigi, torna con me, ti pago il biglietto, saliamo insieme, andiamo a recuperare questo corpo e fare il riconoscimento. Ma il tema non era solo evidentemente economico e poi appunto insomma sappiamo quanti altri, no, inciampi abbiamo dovuto superare in questa vicenda che ahimè è terminata almeno dal punto di vista così giuridico, legale, stando al governo ivoriano. Che in qualche modo ha fatto pace, no, con questo tema grosso della giustizia, cioè che avvenisse effettivamente il riconoscimento, che lui potesse riavere il corpo del figlio da seppellire, ma che invece con la verità non ha ancora fatto i conti, perché questo rimane il grande punto di domanda, no? E a cui non sappiamo ancora dare una risposta e che ancora tormenta questo papà. Sì, che peraltro dice una cosa molto drammatica quando ricorda che lui non ha potere, no? Non ha la possibilità di fare sentire la propria voce, una condizione che noi purtroppo conosciamo anche in Italia, ma che evidentemente in altre parti del pianeta, in altri paesi, è ancora più dolorosa, cioè la verità, no? L'ottenimento della verità e anche la chiusura di indagini condotte con un po' di civiltà del diritto, insomma, tutte cose che sembrano molto lontane. C'è però, e nelle parole di Marius, poi spiegheremo dove trovarle, oltre ovviamente nel libro che Chiara con lui ha scritto, che potete trovare ovunque, nonostante le librerie rimangono aperte, per cui chiunque
chiude tutto, ma le librerie sono tutti in libreria, quindi troverete questo testo ovviamente in tutte le modalità, anche in ebook, insomma, se volete conoscere la storia. Però dicevo, una delle cose positive che Marius racconta in questo video è del suo impegno che vuole rinnovare. Ci puoi dire che è un po' la sua forza anche nelle parole che avevamo raccolto nel libro, cioè mai soltanto la disperazione, sempre invece un richiamo, un appello a cambiare le cose. Sì, ma intanto volevo fare questo commento, che ogni tanto quando ho fatto le presentazioni pubbliche, in presenza, come si dice, è una riflessione che però mi faceva piacere condividere con te. E cioè, noi lo vediamo, è palese quanto Marius emani luce, no? Sia una persona totalmente positiva e alla fine sono io quella che ha beneficiato di più del nostro incontro e di averlo conosciuto e adesso di averlo accanto davvero come un amico. Però è facile aiutare una persona come Marius, no? Perché Marius, appunto, è una bella persona. Il tema però è come si vincola, no? L'aiuto anche alle persone che magari sono delle persone non così trasparenti, buone, positive come invece è Marius. Quindi è stato anche facile, è anche facile fare del bene a una persona che ha quel tipo di atteggiamento lì verso la vita, no? E verso le cose che fa e verso quello che avvia. Però io credo che poi dopo, come dire, la civiltà e lo sforzo delle persone si misura anche verso chi magari è meno, no? Positivo. Mi sembra come dire, che il modo anche per cercare di arginare una forma di colonialismo culturale, no? Per cui noi aiutiamo quelli che sono buoni e che ci dimostrano che sono buoni. No, noi cerchiamo di fare quello che pensiamo sia giusto fare. E anzi, a maggior ragione, credo che davvero, no, cioè se siamo una democrazia come ci proclamiamo, una civiltà avanzata come ci proclamiamo, lo siamo tanto di più quanto di più riusciamo anche ad aiutare persone che magari, come dire, che non siamo noi a dover valutare se sono delle persone buone, cattive, medie o che si meritano o meno il nostro aiuto, no? Questo per dire che appunto che con Marius è tutto semplice, perché Marius anche quando ha ricevuto, no, i soldi, per esempio, dei proventi del libro. Marius riceve il diritto d'autore, giustamente, sul suo libro ed è un'attività professionale, quindi lui di questo suo introito, giustamente, era assolutamente legittimato a fare quello che voleva, come ciascuno di noi del proprio stipendio, no? Sicuramente siamo riusciti ad aiutarlo per la sua attività familiare, per la conduzione, no? Delle sue spese quotidiane. Anche perché a causa della pandemia lui fa l'insegnante domiciliare e ovviamente si è dovuto interrompere in questa sua attività, però con i soldi che sono arrivati, che stanno arrivando, che lui sta mettendo via, il suo progetto è quello di avviare una scuola. Cioè, pensa, in questo momento qua, no? In cui noi siamo tutti in bilico, non sappiamo, e abbiamo visto nei mesi precedenti che tipo di attenzione o di disattenzione, no? Di priorità è stato per noi il tema della scuola. Invece per lui, in quella condizione, come invece il tema dello studio, della preparazione, dell'educazione sia assolutamente prioritario, fondamentale, anzi diventi proprio uno strumento di intervento anche per contrastare questo problema evidente del fatto che molti ragazzi lì vivano per strada e quando vivi per strada in quelle condizioni lì è molto facile perdersi e poi anche appunto insomma deviare, no? Da un percorso che invece uno potrebbe riuscire a perseguire lì a casa. Quindi è lui il primo a dire: aiutiamoci a casa nostra, facciamo qua una scuola per far funzionare le cose qua, per
per dare una ragione ai nostri ragazzi per stare qua, che è quello che poi fa anche la comunità di Sant'Egidio, con cui Marius vuole aprire questo progetto, la comunità di Sant'Egidio, proprio a Iopugon, che è il quartiere da cui proviene la famiglia di Marius, in cui viveva Prince, ha un suo ostello in cui ospita i ragazzi di strada, che sono bambini da un'età prescolare fino ai 18 anni, e che sono bambini che molto spesso sono stati cacciati da casa, perché magari le famiglie non hanno modo di occuparsene, o perché nei passaggi da madre a padre ci sono state delle frizioni e loro sono scappati, e Comunità di Sant'Egidio si prende cura di loro. E quindi l'intento di Mario è proprio fare davvero un lavoro di sensibilizzazione attraverso lo studio, attraverso l'istruzione. Sì, colpisce ascoltarti nella giornata in cui il nostro ministro degli esteri, l'ineffabile Luigino Di Maio, è riuscito a fare questa dichiarazione sul Corriere della Sera che lo fa sembrare una specie di Salvini minore, diciamo, in caricatura, perché peraltro non ho notato da parte, di nessun altro esponente del governo attuale una presa di distanza, e ho anche un sospetto, ti dirò, che siccome quell'intervista ne ho parlato con delle persone che conoscono bene la materia, quell'intervista non riporta parole di Luigi Di Maio, non perché Di Maio non sia nelle condizioni, come qualcuno dice, io penso che Di Maio sia uno statista, ma il punto è che quella è la politica del governo, che di centro-sinistra, destra, poi non si capisce dove, quali siano i suoi limiti, sull'immigrazione. Risuonano le parole di Marco Minniti, della stessa Lamorgese, che semplicemente sono più eleganti, sono in grisaglia, non sono con la felpa, ma continuano a ribadire lo stesso schema. L'abbiamo visto con questa pagliacciata immonda della riforma dei decreti sicurezza, che in realtà poi si perde perché si parla solo di Covid, e anche in questo caso Marius però ci racconta una storia diversa, perché si può parlare di Covid anche in relazione alla politica estera, anche in relazione al tema dell'immigrazione, senza criminalizzare nessuno, ma cercando di spiegare quale sia la globalità della, no? La pandemia, si chiama così proprio perché non ha confini. Ecco, noi confini ce li abbiamo nel cervello. Qualche ministro attualmente in carica ne ha più di uno di confine, diciamo, anche proprio strati che non gli fanno capire le cose, o forse gliele fanno capire fin troppo bene, cioè strumentalizzare le tragedie delle persone che in queste condizioni non fanno nient'altro che mettersi in salvo, cercare di salvarsi. La storia di questo piccolo ragazzino la dice lunghissima, dovrebbe essere sempre tenuta sulla nostra scrivania. La storia di suo padre la ribadisce con ancora più forza e con un messaggio che non è mai rivendicativo di vendetta, di astio, di rancore. È un messaggio di civiltà che forse appunto i paesi civili, sempre che lo siano, dovrebbero considerare sempre. Mi dispiace dover rilevare, poi anche noi siamo stati travolti da un anno terrificante per tante ragioni, però io mi aspettavo, te lo posso dire perché so che hai avuto modo di avere a che fare con quell'amministrazione, che l'amministrazione di Parigi, di Hidalgo, fosse più costante, più generosa sul punto, che lo stesso fosse la nostra opinione pubblica, perché al di là della voce tua e di Marius e del papà di questo bambino che è morto su quell'aereo, devo dire che non se ne è sentito proprio, no, questo frastuono di voci che invece appare sempre molto veemente quando si tratta di cazzate, perché sulle cazzate possiamo stare a discutere, ci sono magari in contemporanea nostra dirette che parlano di cose stupidissime, però ecco, questa cosa qui che secondo me era gigantesca forse poteva avere un altro rilievo. Come possiamo però, e poi io lascerei la parola anche a chi ci segue perché vedo anche tanta partecipazione e anche tante domande o questioni. Quale può essere il nostro contributo pure in questa fase in cui paradossalmente siamo bloccati anche noi? Ecco, forse questa è l'unica ironia della sorte, che a furia di bloccare, chiudere i porti, bloccare i confini, siamo bloccati noi dentro quattro mura o il confine regionale, no? Quello che ci insegnavano alle elementari, dove passa il Mincio, dove passa l'Adda. Ecco, fa un po' sorridere per abbassare il tono
drammatica Sì, in magari, vista alla no, fine. magari non ne siamo usciti migliori, ma tutti abbiamo scoperto finalmente dov'è il Molise o la Basilicata, no? Adesso con questa cartina dell'Italia che ci gira sotto gli occhi. Adesso Ma abbiamo guarda. imparato anche i colori, attenzione perché è la settimana. Per esempio, a me tu sembri rossa, proprio fiammeggiante, ma perché sei di Milano, no? Lo sai di per... Io invece sono un po' giallino, ma per un'indole mia. E fa un po' so... Peraltro, diteci sti cazzo di colori, ragazzi, perché se fate il DPCM, i colori ce li dite dopo. C'è gente che deve lavorare, lo dico come magari Di Maio lo riferisce agli altri, quelli con i cognomi più ottimistici come Speranza, che è un bel cognome. Guarda, io settimana scorsa in uno dei nostri scambi con Marius, perché ci sentiamo insomma, con consuetudine, e stavo avendo uno sfogo in cui mi lamentavo tantissimo del fatto che sono mesi che io rimando il mio viaggio in Costa d'Avorio. Io avevo un biglietto, ti ricorderai, per il 3 di aprile, poi ho pensato che saremmo riusciti a settembre o ad andare io o a far venire lui. L'ultima Ci speranza era siamo la. anche mossi presso la Farnesina, diciamo, per Esatto, chiedere la possibilità di esatto. fare questo passaggio. E mi sembrava effettivamente che tutto andasse più o meno liscio, cioè che i visti per Marius che il visto si riuscisse ad ottenere, ma c'era questo tema evidentemente no, della pandemia. E in ultimo, l'8 gennaio, cioè l'anniversario di morte di Prince, ci sarà una cerimonia di commemorazione ad Abidjan e quindi speravo che quella potesse essere l'occasione finalmente per andare a ritrovarli. Ma insomma, adesso con o senza il cognome del ministro, più senza che con, io temo che sia molto difficile, ecco, riuscire ad andare lì. Io credo, cosa possiamo fare noi in questa situazione? Come dice lui, cioè, il nostro problema è il silenzio. Allora, più si sta zitti, no? E più si trascurano, si ignorano dei temi, o più se ne parla solo quando sono strumentali a un certo tipo di narrazione, di racconto. Allora, dei decreti di sicurezza, delle modifiche, non si è minimamente parlato, nessuno si è agitato. Adesso il tema degli immigrati torna perché? Non perché c'è la gente che muore sulle navi quarantena, ma torna per gli attentati a Vienna. Cioè, questo è devastante. Allora, parlarne, ma parlarne anche a proposito. E poi l'altra cosa è che non lo so se questo sia un effetto su di me per il fatto di aver vissuto, no, questa vicenda in prima persona, ma credo in realtà che sia un sentimento che stiamo condividendo tutti, chi appunto ne è uscito meglio, chi ne è uscito peggio, chi. Cioè il fatto che non possiamo più ragionare davvero in termini del nostro piccolo orticello, no? È arrivata una roba dalla Cina che sembrava lontanissima e che mai ci avrebbe potuto toccare. Allora, io sento il mondo molto più vicino a me, sento no? Che il diritto a camminare su questo suolo qua ce l'ho io quanto ce li hanno tutti gli altri e lo sento come mai. Quindi una storia che succede, quello che sta succedendo in Costa d'Avorio, non mi serve per dire guardate che situazione di merda che hanno là. Hanno tutti i diritti di prendere e di volerla migliorare. Non ho bisogno di dire, cioè di dover giustificare il fatto che loro si muovano quando evidentemente, oggettivamente, ci sono tutte le ragioni per scappare da là. Io penso che loro abbiano tutti i diritti esattamente come io ce li ho, come tu ce li hai, come ce l'abbiamo noi, no? Io mica devo giustificare, adesso sì, evidentemente devo giustificare e non posso uscire da qua. Ma quindi quando dicevo a Marius e mi lamentavo di questa faccenda, mentre gli scrivevo pensavo, sì, ma lui neanche prima poteva venire. E lui e i suoi familiari non potranno venire neanche dopo, no? Quindi nell'evidente relatività che c'è tra le nostre condizioni, anzi io prendo ancora più atto di quanto sono una privilegiata ogni volta che parlo con lui,
Però ecco, non è più una cosa che succede dall'altra parte del mondo, è una cosa che succede qua, che succede nel nostro mondo, nel mondo che abitiamo tutti, e in cui appunto con la stessa velocità con cui si propaga un virus da una parte alla parte opposta, facciamo propagare anche sentimenti, attenzioni positive. Mi dicono, ma tu che sei quella che fa design in pigiama, che scrivi saggi sul design, che insegni al Politecnico, che c'entra questo con te? Ma questo c'entra più di ogni altra cosa con me. Cioè, io non voglio vivere in un mondo dove se muore un ragazzino in quelle circostanze lì, tutti se ne dimenticano e quel corpo può essere sepolto dove è stato ritrovato, lontano da casa, senza che sia avvenuto un riconoscimento, senza che i suoi familiari lo possano salutare un'ultima volta. È un mondo che non mi piace quello lì. E questo mi tocca molto di più del mestiere che faccio, delle passioni che ho, degli interessi e delle cose che studio. Ecco, finita la mia predica. No, tutt'altro che una predica, sarebbe in un paese normale, sarebbe un discorso politico di una classe dirigente degna di questo nome, magari di sinistra, sai che c'è la destra, adesso sono tutti Non ho capito, preoccupati. sinistra? No, sinistra, hai presente? Ah no, No. dici che non è pervenuto, manca la sinistra, c'è solo la destra. Però io chiederei, Le anche zone perché... rosse sono la cosa più rossa che c'è in questo paese. È l'unica cosa rossa che abbiamo in questo paese sono le nostre zone, il resto non esiste più. No, è giallo, anche che dà un po' di idea di quell'imbarazzo lì. Comunque, dicevamo, se ci sono considerazioni, perché con Chiara condividiamo un problema di avere dei bambini in casa, la mia è bravissima, anche i suoi ovviamente, però resistono fino ad un certo punto. Se avete considerazioni, domande, la Calabria finalmente rossa perlomeno, beh, ma lì di rosso c'è sicuramente il fuoco sacro. Ci sono altre cose? Che ci C'era vogliono. forse prima avevo visto una domanda, forse di Maria Elena, non mi ricordo più, che chiedeva cosa cambia avere l'autopsia. Allora, innanzitutto, se pensa a te, pensiamo a noi, ma io penso a me, io non accetterei mai che se succedesse qualcosa a mio figlio, di non poter sapere esattamente dalla A alla Z tutto quello che gli è successo. Quindi, intanto questo. Seconda cosa, in realtà, ai fini delle indagini cambia moltissimo. Il dubbio, di Marius è sempre stato che lui non avesse potuto fare tutto quanto da solo, perché abitava a 30 km dall'aeroporto, perché gli spostamenti là sono difficilissimi, perché non aveva i soldi per muoversi, perché non aveva mai visto un aereo in vita sua, perché non era mai uscito dal suo villaggio, un villaggio poverissimo dove io racconto sempre, quando sono andata, dei bambini piccoli non avevano mai visto una persona bianca in tutta la loro vita, questo insomma per dire. E quindi secondo Marius è molto improbabile che Prince abbia fatto da solo. Ora, per esempio, se lui avesse scavalcato, no, questa recinzione, ci sarebbero dei segni sul suo corpo. Viceversa, se lui avesse trovato un altro tipo di varco, probabilmente ce ne sarebbero degli altri. Quindi lo studio approfondito di un corpo, perché l'autopsia non ci dice soltanto le cause di morte, che purtroppo sappiamo, no, quali sono e che sono le condizioni invivibili che si trovano a quell'altezza e soprattutto in un ambiente depressurizzato, ma sono tutti segni che ci sono su quel corpo e ci possono dire cosa è successo in quel tempo infinito, dalla mattina del 6 gennaio alla sera del 7 gennaio, cioè sono quasi 48 ore in cui lui è stato fuori di casa e insomma potremmo sapere o almeno avere degli altri elementi per provare a ricostruire che cosa gli è successo, perché per nessuno di noi sarebbe concepibile, perdonabile lasciare andare via una storia senza di un proprio caro, senza essere riuscito ad avere tutti gli elementi per ricostruire dei tasselli. No, poi la cosa che mi colpisce è che siamo tutti appassionati di gialli, di chi l'ha visto e no, di ricostruzioni, come dire, che la curiosità umana quando riguarda la vita e la morte, insomma, è credo legittima da parte di tutti. Ecco, sappiate che non è data possibilità per queste persone
perché una delle cose più toccanti che racconta Chiara quando sbarca ad Abidjan è che a Marius, per riconoscere il corpo del figlio, gli avevano dato lo zainetto, non gli avevano fatto vedere nient'altro. E non c'era possibilità, se Chiara non si fosse data da fare, non avrebbe potuto vederlo quel corpo, quasi certamente gli sarebbe stata negata questa la possibilità. Qui si entra in un campo di disumanità che ci deve far riflettere ulteriormente. Insomma, non si tratta di una richiesta se non proprio, come dire, necessaria. Ho appena letto che si fa fatica a cremare i corpi a Milano perché ci sono troppi morti in questi giorni. L'ho letto su un sito qualche minuto fa, ecco, ha molto colpito l'immagine di Bergamo di qualche mese fa, che speriamo non debba tornare d'attualità. Ecco, ricordiamoci che si tratta di cadaveri, anche con la morte, forse l'opinione pubblica italiana dovrebbe avere raggiunto, come dire, soglie di comprensione collettiva. Non sto parlando del dolore personale, ma proprio del fenomeno e della dignità che deve sempre accompagnarla. Io chiederei se ci sono altre considerazioni. Ecco, persone di serie A e persone di serie C, è esattamente questo. Ma guardate che è così per tutto, perché nessuno di noi, se abbandonassero Alessi e Civati su un traghetto in mezzo al Mediterraneo, ci sarebbe la campagna internazionale per andarli a prendere. Se sono due persone nere che vengono dal Mali, possono star là 50 giorni. Lo dice anche chi, appunto, siede nei banchi del mondo progressista, non solo quelli cattivi di destra, perché sono persone. I loro stessi corpi sono meno corpi dei nostri, è una cosa di una Ma gravità. tant'è che i loro casi positivi noi li chiamiamo infetti, è già questo, Esatto, no? certo, perché loro sono immediatamente, come dire, loro sono contagiosi per davvero, noi siamo distratti o sfortunati. È anche questo, ma è la biopolitica, no? Alla fine è questa storia che qualcuno studia da qualche decennio. E che è diventata così devastante nella scelta anche delle persone quando stanno nella cabina elettorale. Speriamo che Biden prenda il Wisconsin mentre parliamo al Michigan, perché uno degli altri fenomeni di questo tipo sta alla presidenza degli Stati Uniti d'America. E niente, io chiedo un'ultima battuta perché le dirette finiscono a un tempo, ci sono dei bambini in casa. E anche se ormai potremmo fare durare tutta la notte perché c'è il coprifuoco, per cui possiamo andare avanti fino alle 5. Ricordiamo che c'è questo libro straordinario che è di Chiara Lessi, di Marius Ulacolè, che è il papà del bambino Prince, di cui si racconta la storia. È un Diciamo libro che. che prendendo un libro riusciamo a far costruire una scuola, beh, no? Tanta roba, sì. E Mattoni per soprattutto. costruire una scuola in Costa d'Avorio è tanta roba, sì. E soprattutto speriamo di aggiungere un capitolo in più perché vorremmo sapere che cosa succede dopo, magari in occasione dell'anniversario e nella speranza di poterci ritrovare tutti fisicamente con Marius per poter condividere quel momento. Io ringrazio Speriamo. tantissimo Chiara, magari ci rivediamo in questa quarantena che spero sia più corta dell'altra, che già è stata. No, come dicevo, una volta bastava, invece sono arrivate due. Auguro soprattutto a chi come lei sta a Milano di passarla meglio di come sta succedendo in queste ultime settimane. E niente, vi chiedo di partecipare a queste sfide, che per noi sono sfide, nel senso che il lavoro di Chiara, che fa la giornalista, la professoressa, fa mille cose bene, in questo caso esce un po' dal campo della singola professionalità, ma fa segno alla passione umana prima che civile e politica. Ecco, prendiamoci gli 80 ettari, che sono una delle immagini a cui sono più affezionato, prendiamoci una piccola sfida, ciascuno di noi, e mettiamo a posto quello che riusciamo. Questo è un po' il senso di questa pubblicazione. E ringrazio dalle tantissime persone che ci hanno seguito. Ovviamente questa diretta sarà per sempre, nel senso che adesso la salverò sul nostro canale IGTV, e per gli amici di Twitter che mi scrivono perché non la fate su Twitter, la mettiamo anche sugli altri social perché abbiamo capito come si fa. Io ti ringrazio Chiara, Grazie ringrazio Marius per il tuo a tramite, e il video di Marius lo trovate su in altri canali social, Twitter di Chiara Lessi, People, mio personale, e su Facebook, e potrete ascoltare dalle sue parole il significato che noi abbiamo cercato di interpretare in questa diretta. Grazie di cuore. Grazie Un a te. bacione. Ciao, buona Bacione. serata a tutti. A voi.